Questa sera vorrei presentarvi alcuni aspetti, solo alcuni, perché è un argomento grande, sterminato, ricerca particolare che ho avuto il piacere e il privilegio di svolgere in questi ultimi anni e di cui lavoro confluito in questo volume intitolato Il Museo un po' bizzarro, un cardiologo di Santa Gesù. È un titolo un po' imbarazzante, perché un po' non ho scelto io, ho scelto l'editore con tutti gli animali, ma in realtà è un titolo tutto sommato azzeccato. In questo libro ho passato in rassegna cinque eventi, cinque grandi eucaristici. Mi sentite bene? Devo parlare più vicino. Questo mappamondo, questo globo
Grazie.
Viene riconosciuto ufficialmente il
fatto, riconosciuto come miracolo eucaristico, è importante tenere sede anche qui l'aspetto medico-scientifico, senz'altro, questo riconoscimento ufficiale. Questo è come viene, come si presenta oggi questo, questa reliquia nella parola di Santa Cecilia, come si può vedere, l'ho vista anche io con la mia famiglia un paio d'anni fa. Bene, questo era l'inizio, mi sono un po' divulgato sulla, su questa modalità di presentazione di un miracolo eucaristico nella fase di macerazione in acqua, perché è un elemento comune anche ad altri miracoli, quindi avevo piacere di spiegarlo una volta anche per gli altri esempi che fa. Per esempio, ritorniamo in Polonia, siamo nel 2008, siamo a Sokółka. Siamo invece dalla parte opposta, al confine con la Bielorussia, e qui nella parrocchia di Sant'Antonio da Padova succede qualcosa di molto simile, è veramente una specie di miracolo gemello. Vedete il parroco, Stanislao, la suora Giulia Dubrovska, che è una specie di sacrestano, e vedete lì ci mostra anche lì una mattina nella domenica di ottobre 2008 una particola che senza volere dalle mani del sacerdote, e anche qui viene applicata quella procedura, e vedete che qua la sensazione di déjà vu, vedete, lei mostra questa fotografia, e vedete, è molto simile alla fotografia di prima, ci indica questa cosa rossa che si sta sviluppando nell'ottobre 2010-2008, e vedete qui è come si presenta tuttora, vedete il cursore nella parte alta, questo è questo tessuto nuovo, misterioso, questo è ancora pane, la croce che vedete sotto è semplicemente, fa parte del canone lì non sottostante di colore sinistro. Bene, anche qui la diocesi di Piasto decide di chiedere un parere alla scienza, si affida a due anatomopatologi di prestigio, la professoressa Maria Zieta Subani Czartowska, il professor Stanislav Sulkowski, e tutti e due separatamente, e lui senza neanche sapere l'origine di questo materiale, lo studiano e lo riconoscono come, ancora una volta, tessuto muscolare miocardico umano sofferente. Nella stessa parrocchia, e qui in questo
visti il padre di Guano Perez Dall'Alba, che ho conosciuto, il padre di Alejandro Pesè. Questo è il primo dei cinque eventi del maggio del 92, come si presenta oggi, è una crosticina, come una crosticina di sangue di non più di 2 centimetri nell'asse lungo, così come viene mostrata ai pellegrini adesso. Questo è un fatto invece del 96, è una fotografia del 99. Vengono fatte indagini, alcune subito, nei primi giorni, nel 92, e poi ancora altre, in più grande stile, nel 99, coinvolgendo il dottor Riccardo Gomez Castagnolo, lo vedete qui nella fotografia, nel momento in cui sta eseguendo i prelievi. E questi prelievi vengono poi inviati negli Stati Uniti, vengono eseguiti dei... si cerca di DNA, si fanno dei vetrini che vengono poi mostrati a diverse esperienze. E ancora una volta anche qui il referendum parla di, mi piace un po' ripetere sempre le stesse cose, perché bene, faccio un inciso di grado, io non sono lì per, evidentemente per giocare, per scherzare con noi, per stupirci, dico un po' sempre la stessa cosa, perché è quella che ci devono dire, quindi si trova stelle, tessuto, muscolare, miocardico, sofferente, si trova sangue, tornerò su questo aspetto dopo. Qui vedete il momento in cui il dottor Castagnolo porge il report finale al questo punto non era più acceso dal cardinale di Buenos Aires, che mi sembra di riconoscere. Bene, finiamo questo viaggio in America Latina, siamo a Tixla, in Messico, una piccola cittadina di 20-30.000 abitanti, una zona difficile, adesso non c'è tempo di parlare di questa statistica degli omicidi nel Messico nei primi 6 mesi, e anche Tixla ha il suo contributo, è una zona di difficoltà sociale. Questa parrocchia nell'ottobre 2006, quindi vedete stiamo parlando di fatti che sono appena successi, è anche molto interessante questo poter andare, è ancora possibile, è stato possibile, è molto interessante e stimolante prendere contatto con le persone coinvolte, con i testimoni, perché sono cose appena successe, quindi non è difficile un'idea personale. Cosa successe nell'ottobre 2006? Il Papa aveva organizzato una settimana di ritiro spirituali, esercizi spirituali, proprio con i parrocchiani, aveva invitato un predicatore famoso in Messico, che è il padre Raimundo Reina, padre Bracito lo chiamano. E a quel punto, la domenica, c'era la messa conclusiva, c'erano 600 persone. Non c'era spazio per tutti nella chiesa, quindi ci si spostò nell'auditorium dall'altra parte della strada. La gente della scena è il momento della comunione, ci sono diverse file di fedeli. Una fila, la comunione viene distribuita da una suora che si chiama Arletti Marroquin. Questa giovane suora ha in mano il cipollo, sta distribuendo l'Eucaristia, ma a un certo punto si ferma, si blocca, la fila si ferma, nessuno capisce perché, cioè, possiamo immaginare l'imbarazzo, il brusio, cosa sta succedendo. Questa suora torna indietro, torna all'altare, mostra, scoppia in lacrime e mostra ai sacerdoti questo, mostra che nel suo cibolio una particola, una sola, la prima, prossima che avrebbe distribuito è bagnata come di sangue, un sangue fresco, il sangue è ancora un bel rosso vivo e la particola è umida ed è infatti così spezzerà in 2 parti. Questo è padre Ragalito, lui senza non tiene la cosa nascosta, immediatamente, questa è una fotografia di qua.
canto, il canto che viva mi Cristo, che viva mi Re, che i messicani conoscono, ed è un momento, sarà stato sicuramente un momento di grande, grande emozione, di commozione, delle fotografie. Questa particola qualche tempo dopo, vedete il colore anche così rosso vivo. E anche qui, nel 2009, tre anni dopo, il vescovo chiede aiuto allo stesso dottor Riccardo Castagnano Gomez, boliviano, quello che abbiamo visto poi usare, e anche qui vengono eseguiti dei clienti. Anche qui si fa una serie di indagini ad ampio spettro, spesso anche tutte, sui più laboratori, nel centro e nel Nord America, e senza mantenendo diciamo in medicina il cieco, cioè chi ha avuto un sperimento che non sapeva che cosa stava studiando. E quindi probabilmente è tra i miracoli eucaristici dell'epoca moderna quello un report scientifico più completo, più pieno. Ci sono indagini di tipo histopatologico, cioè si dimostra la presenza di sangue umano, di tessuto muscolare miocardico, di tessuto adiposo, di tessuto mesenchimale. Si fa anche indagini di tipo chimico fisico. E in questo modo il arcivescovo Zavala Castro, che nel 2012 può riconoscere l'autenticità di questo, anche di questo fatto, come viene l'ostensione come viene eseguita nel giorno di oggi. E questo è un sciame, un appunto, come dicevo, volevo mostrarvi rapidamente questi cinque fatti per dirvi che sono che a me sembrano credibili. Ce n'era uno, per esempio, da cui cominciava e l'ho scartato, e adesso proviamo invece a vedere in modo trasversale, ci faremo aiutare da questi due giovani colleghi, giovani scienziati, andando per esempio a capire meglio che cosa troviamo per esempio dal punto di vista del cuore. Allora, infatti io sono un cardiologo, questo un po' mi colpiva. Avete notato, 5 volte su 5 è presente il tessuto muscolare più caldo con questi miracoli. E già questo ci dice qualcosa, no? Perché è evidente che il cuore non è un organo come gli altri, ha una simbologia che ci parla, e questo vale per tutti i popoli, per tutte le culture, per tutte le epoche. Un miracolo è un miracolo se nella compagine del pane consacrato compare un frammento di rene, di polmone, di fegato, no? È un miracolo, ma non compare il rene, il fegato, il polmone, compare il cuore, evidentemente no? C'è questo valore simbolico che ci ricorda questa immagine, per esempio, del Sacro Cuore, ma io in realtà non sono un teologo, non sono un antropologo, non mi voglio parlare dell'aspetto simbolico del cuore, che pure è importante. E vorrei proprio molto più prosaicamente, scientificamente, andare a vedere questo cuore come entra, per scoprire essenzialmente un fatto, che è un cuore sofferente, non è un cuore che sta bene, non è un cuore come si vede negli implanti di Antonia. Messo male, messo molto male, sofferente e agonizzante. Perché dico questo? Perché, per esempio, questo è un vetrino che proviene da Buenos Aires, vedete le fibre muscolari, sono la parte, questi filamenti lunghi, colore rosa, e vedete ci sono questi, in alto, queste palline nere, si vede meglio nel successivo. Le palline nere che vedete sono i nuclei dei globuli bianchi, dei leucociti che infiltrano questo tessuto. Quindi questo tessuto è, siamo a alcuni anni di distanza dall'evento stesso. Il vetrino ci fa vedere che è un tessuto, è un cuore infiammato, perché è infiltrato di globuli bianchi.
subito nella sede di un trauma o di una ferita. Il cuore di questa persona è stato ferito e ha sofferto un trauma, è compromesso il flusso sanguigno e parte del carico da contro a me così. Somiglia a quello che vedo negli incidenti stradali, quando il cuore viene sottoposto prolungato in un'area di rianimazione, oppure somiglia a quello che corpo a qualcuno è stato picchiato severamente nel tuo braccio. Fa impressione questa descrizione, se ci pensate, perché a noi invece sappiamo come proviene questo tessuto e non possiamo non vedere in filigrana, no, l'immagine. È chiaro che pensiamo alla croce, pensiamo alla sofferenza della passione. Andiamo avanti. Quando vi mostro delle immagini con la cornice verde, come l'immagine di destra, è il segno che è un'immagine terrestre, banalmente terrestre, che proviene da una pianta, proviene da un libro di testo, dalla rete. E che cos'è per esempio questa immagine di destra? Ci scrivo solo che infatti mio capo appunto era giusto per mostrarvi la verosimiglianza, se io vi dicessi che questa immagine di Buenos Aires o questa provengono sull'ingrandimento di questa zona o di questa o di questa, no? Vedete, era giusto per mostrarvi visivamente, adesso non siamo anatomopatologi, ma come è credibile questo dato della sofferenza che possiamo scrivere per esempio ad un infarto miocardico. Cambiamo scenario, andiamo invece in Messico e vedete un po' la stessa cosa. Anche qui, questo è il dottor Blanchisce Anaya, un cardiologo, e anche lui descrive i primi tics in questo modo. C'è un problema dell'infiammazione, come neutrofili, eosinofili, e un macello alla volata con caratteristiche macrofagiche, insomma questi dolori bianchi che infiltrano, insieme a strutture fibrillari nucleate, cioè la vera e propria struttura del cervello muscolare cardiaca, soggette ad autolisica che si stanno degradando, stanno morendo. Uno scenario suggestivo per tessuto cardiaco infartuato o che ha subito un intenso stress e sul quale non sono risposte infiammatorie atipiche. È un altro modo per dire un po', sta dicendo un po' le stesse cose di Zubibe a Buenos Aires. Quindi vedete che si ritorna un po' a questa stessa descrizione. Andiamo un po' alla Romagna, anche qui, all'Egnizia, gli anatomopatologi hanno descritto fibre miocardiche con evidenti fenomeni di frammentazione, si vede bene in questa immagine. Frammentazione è il fatto che la fibra muscolare è interrotta bruscamente in senso sull'asse corto. Ed è un altro tipo di sofferenza, più tipica fa pensare a quello che succede con una fibra muscolare a uno spasmo tetanico agonizzante che prova il tutto per contrarsi e finisce con lo spezzarsi, no? In modo netto. Ecco, questo è un altro esempio, vedete la cornice verde, vedete come somiglia questo scenario umano a quello che troviamo all'inizio. Bene, a questo punto io mi sono chiesto, ma va bene, quindi è sofferente perché ci sono delle ben precise alterazioni anatomopatologiche che un esperto può riconoscere, ma è possibile dedurne una diagnosi clinica? Abbiamo visto due aspetti, in rosso l'infiltrazione, l'infiammazione, l'infiltrazione di lobi bianchi, in blu la frammentazione e segmentazione delle fibre stesse. Questi due aspetti, che verso quale diagnosi possono indirizzarci? Se io avessi un paziente che è ricoverato, è malato, che sta male, e non riesco a capire che cos'ha, e gli faccio una biopsia, si può fare un evento del colorectal, una biopsia, e chiedo al patologo che malattia ha, questo paziente, il paziente è facilmente morto in sede di autopsia. Andiamo a levare un frammento del suo cuore e troviamo queste alterazioni. Allora
anche autorevole nei giorni nostri, ed è l'infiltrazione di globuli bianchi e la presenza di bande di contrazione, che sono che è un fenomeno di affastellamento delle fibre stesse, che poi portato alle estreme conseguenze diventa la fermentazione. Questi due aspetti ci parlano di un tipo particolare di sofferenza del cuore, di infarto, che è quello della, si può dire in tanti modi, cardiomiopatia da stress, oppure sindrome del cuore spezzato, sono alcune immagini della cronaca recente, tutti quei casi in cui avete presente una persona che ha un attacco di cuore, un infarto, e magari ci muore anche, non perché ha dei problemi malati, non perché ha l'ipotesi che negli ultimi anni sta ancora prendendo piede nell'ambito della sintesi.
che ripeto, si stanno valorizzando molto negli ultimi anni. Vedete la bambina, c'è un superiore. Vedete l'ipotesi, è un'ipotesi questa, ovviamente, è un argomento interessante, ma ne accenno appena. Mentre se il ventricolo si, il testo di questo tipo di infarto, si fissura, si rompe, fuoriesce sangue e riempie il pericardio. A questo punto segue la morte del paziente. Se però il paziente, in questo caso noi ovviamente stiamo pensando a Gesù crocifisso che rimane fermo ancora 2 o 3 ore sulla croce per morte già avvenuta, il sangue possa diventarsi in basso la parte corpuscolare più rossa, in alto la parte sirosa che può sembrare acqua. Se una lancia colpisce, mi sto descrivendo la sindrome, il quinto spazio intercostale destro, ecco che fuoriuscirà sangue e poi acqua, come descritto Giovanni. È interessante questa è un'ipotesi che si fa nel mondo della sintomologia, ma sembra interessante come anche lo studio dei grandi eucaristici, vedete come in qualche modo poteva confermare, poteva in qualche modo essere di supporto a una delle ipotesi che si fanno sulla morte di Gesù. Scusate, sono andato divagando, ma mi sembrava interessante parlarne. Continuiamo a questo punto, vi dico ancora qualcosa sul sangue. Il sangue ha un significato simbolico che è dente, il sangue è la sede della vita, il sangue è un disperso che ci riporta la realtà del sacrificio, la realtà sacrificata dell'Eucaristia. Quello che vi mostro qui è, vedete la cornice verde, è uno striscio di sangue fresco di un uomo qualunque, non è un miracolo eucaristico. Vedete, riconoscete bene i lobi rossi, sono quelle colline che sono più chiare nel centro, perché i lobi rossi, lo sapete, non sono 6, ci sono anche tipi, sono da questo aspetto più concavo. Poi ci sono anche 2 globi bianchi che riconoscete, sono queste cellule più grandi. Il nucleo ci suggerisce anche di che tipo di bianco si tratta, le parti più piccine sono le piastrine. Bene, questo non è un miracolo eucaristico. Il miracolo eucaristico è questo, che siamo a Tixla, in Messico, e che cosa vediamo? Che siamo nel 2009, un prelievo del 2009, rispetto ad un tessuto che è scaturito, che si è formato su questa terra nel 2006, 3 anni prima. Vedete le differenze? Vedete che non ci sono passati 3 anni, i globi rossi non ci sono più, non sono più distinguibili, sono diventati quella specie di massa gelatinosa uniforme, vedete questa massa un po' a chiazze, colore rosso-rosa. Erano globi rossi, perché poi i test ci trovano, mostrano una presenza di emoglobina, perché troviamo un gruppo sanguigno, e va bene. Ma sono passati 3 anni, sono in fase di decomposizione, come è giusto che sia. Non così i 2 globuli bianchi che sono nella compagine di questo sangue. Sono così ancora in buono stato, sono così vivi, che possiamo distinguere anche proprio la loro sottoclasse istologica. Sono chiamato neosinofilo e basso di neutrofilo polimorfo nucleare. E poi ancora a Tixla è possibile distinguere un macrofago, che è vivo, che sta facendo il suo lavoro di macrofago, cioè un macrofago per la cellula che va a mangiare, a fagocitare degli elementi estranei, c'è un processo di adipociti. Vedete, mi sto riferendo, vedete il cursore, questa formazione un po' quadrata è un macrofago. Non questa struttura più grande, più spessita intorno, quello che penso sia la struttura del pane. E un macrofago come si presenta?
funzionare, perché sta ancora fagocitando, è ancora piena di queste lacune che sono di posto. Allora, qui vedete che a Tixla troviamo una strada, nei grandi cristi ci troviamo una cosa incredibile, perché fa uno striscio sul pepino, distribuisce questo sangue.
stati sensibili, molto sensibili, perché intanto nelle due colonnine, vedete, intanto sono due formule simili, non uguali, ma simili, che ci dicono che è la stessa persona. Se miracolo è un falso, è lo stesso falsario che li ha confezionati tutti e due. Ma questa persona ha un problema, perché vedete, colonnina delle donne normali, forse avete già colto dove portarvi la vostra attenzione su questo eccesso di linfociti. I linfociti che normalmente dovrebbero essere il 20-30-40%, che sono il 47-48%. Cosa vuol dire? Che cos'è? Cosa significa avere una moderata linfocitosi? Può essere tutto o niente, può essere anche un segno di infezione, una banale infezione in corso, una molto raffreddore che ancora non è guarito bene, può essere qualche sera una cosa seria come un principio di una malattia del midollo che poi magari diventerà una leucemia, un linfoma, chissà, ma può anche essere qualcos'altro, una linfocitosi di questo tipo, la ritroviamo anche più in alcune casistiche in pazienti poco traumatizzati nella fase acuta, acutissima, nel primo giorno. E vedete questa casistica, per esempio, che ci descrive questa linfocitosi associata a trauma non chirurgico, dice il titolo, leggo l'ultima riga, il trauma si associa frequentemente, trauma ovvero un punto trauma, siamo sono casistiche di pazienti raccolti da scenario di un incidente stradale grave, pazienti che sono tra la vita e la morte, non è un trauma banale. Questo tipo di politraumatismo si associa frequentemente a una linfocitosi che normalmente si trasforma nel suo contrario, nella linfopenia, nel giro di poche ore. Oppure un altro, questo articolo della letteratura, ancora una linfocitosi transitoria. Si dice che è tipica in condizioni cardiache gravi oppure malattie critiche come l'epilessia oppure ancora traumatic injuries, ferite traumatiche, oppure i pazienti che sono stati trattati per curare lo shock con epinefrina, cioè adrenalina, e le stesse amine che vedevamo più volte nella genesi della cardiopatia da stress di cui parlavo qualche minuto fa, avete ritorno a questo stesso meccanismo. Oppure ancora, vedete, ancora una volta la linfocitosi nei pazienti, sono casistiche sempre diverse. Questa è un'altra, io traduco il dato delle flore sempre, la penultima riga, il prelievo fatto all'ingresso in rianimazione o terapia intensiva, vedete però. 58,2% di linfociti in media in una casistica di 17 pazienti. Ma il secondo prelievo, qualche ora dopo, massimo il giorno dopo, vedete quel 58,2% è già sceso a 10,6% che è il posto fin troppo basso. Quindi pensate a questo aspetto dinamico, la linfocitosi ci dice qualcosa, ci dà anche una tempistica. Bene. La dottoressa Sasson trovava questa linfocitosi e trovava anche un altro aspetto, qui non si legge, ma è la ipogamma globulinemia, che nel nostro sangue sono disciolte delle proteine, albumine, globuline, alfa, beta, gamma, e anche questo è un esame del sangue abbastanza comune che si fa comunemente, la distribuzione relativa di queste proteine dà informazioni interessanti al nostro medico e che possono dire molte cose sullo stato di salute. L'ipogammaglobulinemia è evidentemente un segno di immunodepressione, perché le gammaglobuline sono le globuline, sono gli anticorpi prodotti dai nostri immunociti. Chi ha una immunodepressione, chi è un bambino che è così congenitamente, un adulto che si è preso AIDS, tanti motivi, ma ancora una volta la ipogammaglobulinemia ci parla anche
classici del Selva, di questi la collina comune è un gruppo di controllo, invece i pazienti traumatizzati, vedete, hanno delle immunoglobuline A, G, M, che sono significativamente ridotte, quindi hanno una immunoglobulinemia in prima giornata, G1, in terza giornata, vedete le colonnine rosse che sono significativamente ridotte, ma poi verso la dopo una settimana non è più così. Giustamente, se il paziente risponde, poi ci sarà un effetto, ci aspettiamo un effetto che il sistema immunitario risponde, quindi poi queste immunoglobuline si normalizzano o si super normalizzano. Quindi ancora una volta questo linguaggio di che ci parla anche della cronologia dell'esordio di queste alterazioni, oppure di nuovo il trauma è, spiega una immunodeficienza che è transitoria e che comincia, vedete, in prima, seconda, terza, quarta giornata, così come succede per il nostro cartoco. Bene, quindi anche il sangue, oltre al cuore, ci parla di un linguaggio coerente che ci Oltretutto il gruppo sanguigno B
zero è stato scoperto nel 1901 da Karl Stein a Vienna, e quindi era assolutamente sconosciuto fino al secolo scorso. Quindi fa impressione pensare, supponiamo per un momento che la sindrome sia falsa, sia opera di un falsario medievale, come ci dice il Carbonio 14. Supponiamo che anche sudario e tunica siano falsi, e anche nell'arco di Lanciano non ci sono carte, non ci sono documenti. Nessuno però di un'epoca, com'è possibile che un falsario, quattro falsari, quattro volte su quattro, indovinino sempre lo stesso gruppo sanguigno? È una coincidenza, francamente. Io ho provato a calcolare nel libro, mi dilungo un po' su questo. Se aggiungiamo anche Tixla, diventano 5 volte su 5, cioè non ci sono miracoli in cui il gruppo è diverso. Quando lo si cerca e lo si prova, è sempre lo stesso. 5 volte su 5 di 2 miracoli e 3 reliquie della passione. È un dato, dicevo, statisticamente fortissimo, perché come posso dire? Sapere una persona su 20 nel gruppo sanguigno B. Ecco, io ho stimato che casualmente avrebbe potuto ottenere 5 volte su 5 lo stesso gruppo sanguigno B, una volta su 3.200.000. È un dato veramente molto forte. È un dato che secondo me anche non abbastanza valorizzato dalla logica cattolica. Noi siamo un po' la seconda generazione che ha a disposizione questo dato così forte, credo che siamo un po' troppo timidi nel non lo valorizziamo abbastanza. Buonasera, sono un collega e vi complimento per questa lezione che è amato un po' di tempo questa sera si è fatto, ma ci ha aperto anche gli occhi. Io volevo portare una mia esperienza personale, e questa sera mi ha insolidificato ancora di più al fatto che sul miracolo di Lanciano, dal quale io sono rimasto particolarmente colpito, questa sera ho appesantito la conoscenza e nello stesso tempo anche la presenza di Cristo. Allora, io ho visto tantissimi miracoli eucaristici, a Macerata ne abbiamo poco, a Moro Mauro ne abbiamo un altro, ho visto quello di Occevaero, il cammino di Santiago di Compostela, ho visto bene quello di Bolsena, l'uomo di Oviedo, ma mai mi ero fermato a Lanciano, vicino a casa nostra. Poco tempo fa, grosso modo con mia moglie, intorno alla Pasqua, siamo andati a Lanciano e mi sono reso conto di un miracolo eucaristico completamente diverso dagli altri. Non era la goccia di sangue che manca di corporale o la mattonella, diciamo, della chiesa, ma mi sono reso conto che quell'ostia era il cuore del nostro Signore, era il cuore di Cristo. E allora ho voluto conoscere bene gli atti medici, certo medico, ho lavorato anche in ottica, per cui capisco quello che mi dice degli infatti. Ho voluto rendermi conto degli atti medici che erano depositati a Lanciano, che gli ho chiesti, per cui mi sono discreditrini, e ho chiesto la documentazione che mi è stata data e che poi ho anche comprato per portarla e distribuirla. Ebbene, mi sono reso conto che quello realmente è il cuore del nostro Signore, il cuore di Cristo, e allora cambia tutto l'atteggiamento dell'Eucaristia. Perché quante volte diciamo, se è il cuore di Gesù, ci affidiamo a questa
questa, diciamo, esclamazione, a questa preghiera, ma sapere che quello è il cuore pulsante di un uomo che ha avuto la sua passione per noi, cambia tutto. E ti vengono in mente che cosa? Ti vengono in mente le varie frasi che a volte si dicono, anche qui, hoc facit in mea commemoratione, fate questo in memoria di me. Perché? Perché in quella Eucaristia io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ma vediamo che in quella Eucaristia c'è un cuore. Il cuore ha una diastole, una sistole. Ci attira e ci nutre. Ci nutre tutti. Nutre il suo corpo mistico. Nella comunione siamo tutti legati e nutriti da quel cuore. E addirittura lui dice, mangiate di queste volte, di questo cuore, factus cibus iatorum, fatto per noi, per la nostra crescita, per il nostro percorso in questa terra. Per me è stato fondamentale il miracolo di Lanciano. Conoscevo molto sommariamente quelli che adesso il tuo collega Serafini ci ha illustrato. Mi ha comunque avvalorato ancora di più la grandezza che abbiamo nell'Eucaristia, di questo cuore vivo che serve per nutrire tutti noi. Grazie. Grazie per questa testimonianza. Sì, come dicevo anche con il miracolo di Lanciano, a me stupisce che, come dicevo prima, che sia così alla portata di tutti, tutti i giorni dell'anno, in modo così quasi banale, no? In fondo le linee meno significative vengono tenute da conto, vengono fatto un'ostensione soltanto ogni 50 anni, ogni 30 anni. E la generosità di questo regalo non è un ostetto, un pochettino sanguinato, ma è tutto il pane diventato carne, tutto il sangue di Dio diventato sangue, e poi mantenuto per 13 secoli fino ad oggi. E l'immagine del cuore è in noi stesso, ci ovviamente tutta la vita pensare, immaginare, e diciamo che documentare l'uomo sentiva bisogno di aggiungere parti al suo studio. Non se nel 1970-71 lui descriveva un frammento come un frammento di cuore, poi giungeva 10 anni dopo la conclusione che in realtà era tutto un cuore in sezione, quello che la carne di miracolo lanciava, un cuore che fatto non solo di muscolo ma anche di lei era partita nel scrivere questo libro, no?
sperava, però mi spera che abbia una protezione un certo tipo, invece come se venga confinato nell'ambito cattolico, ma siccome parliamo di scienza per tutti, giusto? Sì, grazie. Che dire, Fernando? È un argomento nuovo, un argomento perché questi miracoli sono appena successi, questi studi sono stati appena pubblicati. Che dire, no, più che ostilità, no, ho trovato ancora un fermento che dico il nuovo, che ancora non ha superato una certa soglia di attenzione, di importanza. La dottoressa Manuela Marinetti, la sintonologa, che è famosa, forse tutti la conosciamo, mi diceva qualche mese fa che inevitabilmente quando il libro supererà una certa soglia di visibilità, ecco che arriveranno anche le critiche, forse anche le persecuzioni, chissà. No, per ora quello che io ho trovato in ambito così scientifico, oppure anche semplicemente tra le persone, tra virgolette, colte, intelligenti, è l'imbarazzo e il silenzio. Silenzio imbarazzato, cioè non è nessuno ancora riesce a controbattere qualcosa, è un argomento nuovo, conosciuto, però è quell'imbarazzo, quel cortocircuito imbarazzante di cui parlavo proprio all'inizio, no? Tra la scienza e la fede, genera Gracias.
quale è vero, come dire, non si impone. Anche perché dicevamo spesso ai bambini che visitavano la nostra, di solito quando accade un miracolo eucaristico c'è stato un dolore dietro, perché magari c'è stata una profanazione, perché magari c'è stata mancanza di fede da parte del ministro, e a volte scherzando dicevo, spero non mi capiti, perché davvero si tratta di, come dire, sì. E per cui questo davvero, l'Eucaristia, tra virgolette, non ci violenta, ma davvero si propone, perché è un segno debole e fortissimo, è un segno non di nascosto, che però appunto nella fede davvero ci comunica tanto, e ci comunica appunto questa presenza di Cristo che permane nel mondo fino alla fine del mondo. Ecco. Quindi, dottore, davvero la ringraziamo per il tempo che ci dà, anche per il tenore della conferenza, che è davvero alto e altamente scientifico. E noi vorremmo farle un regalo, e sono diciamo, è un uomo perché possa portare nel cuore questa nostra città e anche questa nostra parrocchia, e in realtà ci sono care, sono alcuni di uno che questa nostra chiesa parrocchiale, che sono visitato, io purtroppo avrei un impegno a cuore di la nostra bella, e poi questa pubblicazione che stava fatta sul mio fratello, poi qualcosa che è legato a un personaggio di questa città molto legato anche a questa nostra città, perché posso portare questo ricordo, noi la ringraziamo davvero. Ecco, per chi desidera c'è la possibilità di stare in quello del